Ciao amici, dunque volevo fare un ragionamento che è questo, visto che tanti mi fanno proprio questa domanda sul canale, ed era quella se io i cassoni li muovo, li faccio, li svuoto alla fine della stagione. No, la risposta è no. Diciamo che cerco di muovere il meno possibile anche la superficie. Certo, ci sono delle erbe infestanti che sono ripartite perfettamente all'interno del cassone, io le vado mettere in difetto, quindi le sradico. Però per esempio la radice delle vecchie colture, le cose rimaste dentro nel cassone, come questi pezzi di poro, piuttosto che in alcuni casi li lascio così, se non li vado a compostare direttamente nella compostiera li lascio nel cassoncino. Io questa struttura che si è formata di fondo non la disfo con la zappetta e non gli provoco alcuna frattura, diciamo, via. Aggiungo il compost che mi serve per raggiungere un'altra volta il livello del cassone. Ricordatevi che c'è un video dove avevo detto che nel primo anno ho ottenuto un calo del 50%. Quindi comunque un calo c'è ed è dovuto appunto alla compressione, all'evaporazione dell'acqua, al fatto che si assesta, si consuma comunque. Per cui c'è comunque un calo. Se li riempite all'inizio, come primo riempimento, come prima fase, tenete conto di questa cosa, sul fatto che poi scendono, quindi magari potete stare anche più alti con il livello iniziale. Io ero stato a livello, anzi addirittura sotto il livello delle sponde, e ho notato un calo notevole. Quindi questa è una delle informazioni che volevo darvi sul discorso dei cassoni. Un'altra delle domande che mi fate spesso è quella dell'avere o meno le sponde. No, la risposta è no. Potete fare anche dei cassoni senza le sponde. Ammesso e non concesso che riusciate a contenere il cumulo facendolo all'antica, come si faceva una volta, il vero e proprio cumulo tipo la bara, no? E allora a quel punto riuscite comunque a lavorare bene, perché fate i cumuli come Facciarse, che non usa più le sponde nella gran parte delle sue colture. Lui è contrario anche per una questione di lumache, di altre cose che accadono poi all'interno nella decomposizione del legno stesso, per cui vabbè, lì sono le varie scuole di pensiero, lui ha le sue visioni, le sue cose, comunque è un veterano, per cui voglio dire, io gli do anche retta, il mio amico Charles, in Inghilterra, spero di andare a trovarlo. Poi, quindi la risposta alla domanda se io devo fare per forza i cassoni, la risposta è no, potete fare anche i cumuli normalmente. Quella è una cosa soggettiva. È vero, come è vero, che io ho meno superficie lavorata, perché per scelta mia, per una questione geometrica, per una questione di estetica, per una questione in generale, e poi vi spiego anche altre ragioni, preferisco avere i cassoncini e avere lo spazio di 100 per ogni passaggio. Quindi è una scelta mia. Questa scelta ricade anche per un'altra ragione, che è quella di avere queste coperture che pian pianino sto costruendo per tutti i cassoni, su cui posso mettere di base l'antigrandine, la rete antigrandine, e su alcuni anche una rete ombreggiante, perché non volevo che mi surriscaldasse troppo la coltura che avevo seminato appunto. Quindi rete ombreggiante serve appunto per le insalate, per quelle cose che non amano il sole diretto. Come vedete, nel frattempo il lavoro è andato avanti e io ho praticamente finito. Adesso nei prossimi giorni, se c'è un ulteriore calo, diciamo prima di fare la semina, se c'è ancora un calo, io faccio ancora un rabocco col badile
e poi sono pronto. Il vantaggio dell'avere il sistema raised bed, quindi di lavorare col no dig in questo caso, come si dice, sta proprio nel fatto che non abbiamo tempi di preparazione, cioè finita una coltura può partire subito l'altra, non dobbiamo preparare, toccare la terra, andare a zappettarla, niente. Cassone lì, aggiungo le piante, adesso io farò i fori, butterò dentro le piante che mi interessa quando sono pronte le piante per i trapianti. Questo cassone è pronto, non succede nulla, può stare così per tutto il tempo, anche lo posso anche preparare in teoria, adesso siamo già a metà febbraio, io potevo farlo anche addirittura anche prima, non era un problema, tanto restavano poi fermi lì e quando c'era il disgelo e la possibilità di cominciare a fare le lavorazioni si ripartiva. Quindi questa è un'altra delle cose. Finisco il discorso delle coperture, la mia scelta è perché io ho i cani liberi, predatori di ogni tipo che vengono di notte, fanno i loro giri, scavano, fanno, cercano, mangiare, quello che è. Le galline che in gran parte sono spesso libere e purtroppo piombano dalla parte del giardino anziché dalla parte del bosco perché sono più intelligenti, capiscono che qui c'è da mangiare di più. Purtroppo, e quindi la ragione per cui ho fatto i cassoni è perché ho la radice dove appoggiare le mie coperture, le mie protezioni. Quindi questa è fondamentalmente la ragione per cui io faccio i cassoni. Ho sempre detto anche che l'occhio va dalla sua parte, a me piace molto, mi piace molto giocare così, fare queste forme, queste cose, numerarmeli, sapere qual è nel numero 1 sinistro piuttosto che questo per esempio che abbiamo fatto adesso è il numero 1 centrale, 1C, 1 della fila centrale, perché parto dalla serra, fronte alla serra, verso la casetta con i numeri e guardandolo con fronte alla serra, quindi spalle alla casetta, abbiamo il sinistro, il centrale e il destro. Così, perché per me il tempo non è più un problema. Nel momento che il tempo per me non è diventato più un problema, ho cercato di giocare, di divertirmi, perché fondamentalmente la vita è fatta per quello. Bisogna viverla, la vita bisogna viverla, bisogna avere il tempo per giocare, bisogna avere il tempo per tornare bambini. Io ho 50 anni e sono tornato bambino con i cassoncini e mi sembra di essere ancora in spiaggia con la mia mamma, che non c'è più purtroppo, vabbè, è un altro discorso quello. Però a me piace giocare, io sto giocando. Sto giocando nei cassoni, produco della verdura sana, veramente sana, buona, senza aggiungere troppa acqua, senza aggiungere un grammo di veleno, nulla, 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 nulla. Il mio ammendante è il compost, un compost che cerco di produrmi, perché adesso ho una compostiera a regime, l'altra che sta partendo bene, per cui piano piano arriverò anche al punto di non aver più bisogno del compost preso di fuori, perché è sufficiente quello che riesco ad autoprodurmi. Questo era proprio quello che volevo dirvi, adesso poi vado avanti a riempirne ancora e se mi viene in mente qualche altra risposta da darvi la integriamo ancora in questo video. Per il momento vado avanti, sposto la fotocamera e mi riempio ancora qualche altro, faccio ancora un paio di viaggi, siamo quasi a mezzogiorno per cui tra un attimo la stufa è accesa, vado anche a riscaldarmi una pasta che mi sono portato dietro di ieri, oggi pasta riscaldata. I cani stanno aspettando anche loro, riposando, uno al sole, l'altra lì all'ombra, per mangiare anche loro. Si vive, amici, si vive. Pausa. A dopo. E vedete come vi accennavo anche prima. Questo per esempio era un cassone dove c'erano dei radicchi. Qui agli angoli c'erano due cavoli, li ho tolto. In questo caso alcuni pezzi, qui ce n'è ancora uno piccolino, questo è quello che rimane di radicchio, non li ho tolti, un paio li ho trovati. Allora questo era un cassoncino che era pacciamato con la paglia, quindi c'erano dei radicchi che comunque non sono andati molto bene, qualcosa ho mangiato, qualcosa no, perché non tutti i radicchi vanno benissimo, no? Come tutte le cose, c'è qualcosa che ti va storto, qualcosa che ti va meglio. Allora io adesso ho tolto soltanto le piantine che mi disturbavano di più perché erano veramente invadenti. Poi
non ho manovrato il terreno e ricopro, non ho toccato il terreno, se non che ho tolto quelle poche radici di quella, di quel radicchio, perché mi interessa fare un'altra semina, un altro trapianto, e non volevo avere ancora troppi conflitti con le ricrescite, perché se ripartono adesso quelle piante lì sicuramente vanno a fiore, poi mi crescono alte e non ha, e mi disturbano nelle coperture. Quindi questa è la ragione per cui li ho tolti in questo caso. Se mi interessava avere dei semi, non mettevo la copertura e li facevo andare a fiore. Ora io, come vi stavo dicendo appunto, copro direttamente sopra così. E basta. E poi, quando è il momento, prendiamo le nuove piantine di insalata, in questo caso magari faccio una rotazione con qualcos'altro. Tanto ci ho segnato cosa c'era dentro, ma poi ecco, un altro discorso che volevo fare, perché alcuni me lo comandano, me lo domandano, è cosa ne penso magari delle rotazioni. Io non guardo niente, non guardo la luna, non guardo le rotazioni, nel mio cassone adesso l'ho preparato, ci rimetto quello che c'ho pronto da interrare, boh, da trapiantare, punto. Per cui tutte queste agricolture didattiche a me mi convincono poco, servono per tenere impegnata la gente. Hai sbagliato, lo vedi, l'hai fatto male, hai sbagliato, boh, basta, lo sai, no? L'hai imparato da solo, lo impari anche così, mica leggendo solo i libri. Com'è che dicevano, vale più la pratica della grammatica? Non voglio fare il professore, come sempre, se qualcuno è contrario lo faccia sapere nei commenti. Non è che non consocio o sono contrario alle consociazioni, non mi voglio spiegare meglio. Non, per esempio, il discorso luna è già chiuso, io non guardo la luna, appunto, né nelle semi, né nei trapianti, né niente. Non guardo niente, la luna per me influisce, sì, nelle maree, in tutto quello che volete, ma nel giardino l'unica luna che guardo è quella che ho io. Se arrivo qua che sono lunatico, allora la vedo grigia. Il che con me non è difficile, eh. Poi nelle consociazioni invece no, mi piace un po' di più a volte approfondire, per esempio nell'aglio, non ho messo aglio dove sapevo, dove ho visto dai vari scritti che si trovano su internet che non andava d'accordo con i piselli, quindi è chiaro che lì dove c'erano i piselli non ce l'ho messo proprio, capito? Però ecco, non ne faccio una ragione di vita. Il mio cassone viene rigenerato nel momento in cui aggiungo del compost fresco in superficie. Sotto si è già formato un reticolo di funghi, di microrganismi, di un suolo che si sta sistemando giorno per giorno per effetto delle stesse radici delle piante che c'erano e che vivevano. Ora, per ragioni proprio pratiche, ho tolto le piante in eccesso, se è rimasto qualcosa sotto o va in decomposizione o si ripropone, poi quando si ripropone ci ragiono. Al momento questo è quello che volevo aggiungere, diciamo che col video siamo a posto. Avete visto che Mauro, gli orti di Mauro, lavora in questo modo, perché ci sono i cassoni, l'abbiamo già spiegato. A breve spero di riuscire a fermarmi qualche ora a casa e scrivere una specie un articolo sul sito che vi invito ad andare a vedere, che è www.gliortidimauro.it, dove ci sono delle cose, degli articoli, delle cose che io scrivo, delle situazioni anche qui della casetta, cose del genere. Quindi se volete fare un giro anche sul sito, andare a vedervelo, a me fa piacere. Il sito ha anch'esso dei banner che passano però solo sul fondo, quindi non sono invasivi, dei pop-up fastidiosi o roba del genere, da cui ricavo qualche centesimo per le monetizzazioni.
aiuta per cercare appunto di spingere sempre più avanti questo messaggio. Senza veleni si può lavorare con un'agricoltura non invasiva, si può lavorare in maniera pulita. Agricoltura pulita, come si chiama anche la pagina Facebook, se la cercate, gli orti di Mauro la potete trovare anche digitando chiocciolina agricoltura pulita, salta fuori la pagina degli orti di Mauro. Vi saluto, vi ho detto tanto, ora è arrivato il momento di salutarci. Quindi come sempre, il pollice alzato, il pollice abbassato, la campanella, commenti contano molto, aiutano molto il canale, il canale sta andando benissimo, lo devo a voi e vi ringrazio per questo. Ciao amici, al prossimo intervento, dai, ciao!